Benvenuti a Punto di Vista. Anche oggi una puntata straordinaria perché stiamo registrando all'Università della Pace dell'ONU di Roma. Qui la bandiera dell'ONU è significativa del luogo dove ci troviamo in questo momento. E con noi il presidente dell'università, ingegner Carli. Ingegnere, mi permetta di essere franco, forse non è molto conosciuta questa università. Sì, è vero, perché noi siamo esistenti in Italia soltanto da 5 anni e in questi 5 anni abbiamo volutamente tenuto sempre un profilo molto basso. Cosa si impara qui da voi? Che corsi si Da fanno noi si qui? impara alle mediazioni nelle aree di conflitto, per quanto riguarda i mediatori di pace, si impara a difendere la sostenibilità ambientale. Si impara a difendere i diritti delle donne, dei diseredati, di tutti coloro i Quindi quali. pace in senso ampio, pace sociale, quindi non soltanto la pace come assenza di un conflitto bellico, capisco bene? Ha capito bene ed è il concetto di cui noi interpretiamo la nostra mission. Dobbiamo cercare non di intervenire soltanto quando ci sono i conflitti, ma soprattutto di prevenirgli i conflitti. Ad esempio, nelle aree dove, soprattutto africane, esistono carenze di cibo, di acqua e di igiene e di tante altre cose, noi cerchiamo di portare, nei limiti del possibile, come potrà capire, la quantità di contributo per alleviare o allenire queste sofferenze. Mediamente quanti sono gli iscritti? Quanti studenti avete ogni anno? Ecco, non esiste una media pura e semplice, esistono delle necessità durante l'anno precedente che è in funzione al progetto che poi facciamo per l'anno accademico successivo. Volendo fare una media per dare un'idea, diciamo che abbiamo all'incirca dai 500 ai 600 iscritti all'anno. Presidente, lei ha fatto un riferimento molto attuale, un grande problema, che anche nel nostro paese, per quanto sia civile, è quello della sopraffazione dell'uomo sulla donna. I casi di femminicidio sono tantissimi, i casi di violenza in famiglia di cui sono vittime le donne sono tantissimi. Che cosa può fare l'Università della Pace? Beh, dobbiamo intanto adoperarci perché la gente sappia, in questo caso la gente, mi riferisco alle donne, perché? Perché la Convenzione ONU all'articolo 12 dice chiaramente quali sono i diritti di una donna e quelli che lei deve pretendere che vengano rispettati. E noi come possiamo dare un aiuto? Facendo seminari, convegni, parlandone, pubblicizzando tutte queste cose. Tenga conto che in questo momento c'è il sottosegretario al nuovo Ministero della Famiglia che si sta occupando per costituire un tavolo di lavoro dove si faccia il regolamento per quanto riguarda sia il diritto dei disabili sia il diritto delle donne. Quindi una cultura, ma anche poi degli interventi concreti da parte degli organismi istituzionali, in particolare del governo. Grazie, ingegnere, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi.